Per questa zuppa squisita di fagioli io uso quelli secchi. Questi sono i borlotti, si inizia tagliando le verdure, poi puoi usare anche quelle surgelate. Io uso tritare 31 g di carota, 55 g di sedano e 48 g di cipolla. Essendo un minestrone si può fare un taglio un po' rustico tritando le verdure, ma lasciandole qualcuna di dimensioni anche un po' grossolane. Le verdure vanno messe in una padella antiaderente con 90 g di guanciale. Io uso quello già tagliato a cubetti e metto un filo di olio di oliva. Ne metto veramente poco di olio perché il guanciale è già grasso di suo. Il tutto ora va soffritto a fuoco basso per una quindicina di minuti e mentre soffrici devi mescolare per tutto il tempo. Quando ti accorgi che il soffritto è pronto, io ho scolato i fagioli per poi sciacquarli, essi vanno messi in padella. E dopo una veloce mescolata, per farli insaporire, ho messo il triplo concentrato di pomodoro in quantità a piacere, ne ho messo 29 grammi. Ho coperto il tutto con l'acqua. Da questo momento i fagioli devono cuocere per una sessantina di minuti. Puoi cuocere con il coperchio. A fine cottura io sono andata a pesare i 129 grammi di insalata iceberg che va messa in padella a cuocere per circa un'altra quindicina di minuti. In tutto, sin dall'inizio, io ho messo 750 ml di acqua per cuocere il minestrone. Alla fine assaggia per sentire quanto sale devi aggiungere. Dopo aver corretto di sale, metti anche un pizzico di pepe nero. Uso quello già macinato perché è più comodo. Ho messo anche del prezzemolo disidratato ed erba cipollina e del dado vegetale, fai insaporire il minestrone e poi puoi mangiare. Buon appetito!